solidarietà è innanzitutto valorizzare e sostenere quello che c'è. Io sono contento che colleghi anche di altre regioni hanno potuto vedere un luogo che è la Brianza, il mondo del legno arredo, dove questo è evidente in modo potente. È la forza interna che cerca di esprimere nell'apertura massima verso gli altri. Questa è sempre stata la Brianza. E ho accettato questo invito di visitare le aziende in Brianza con l'aspettativa di creare un anello di congiunzione da quelle che sono le aziende del nord con quelle del sud. L'Italia è chiamata a una sfida non comune, che è quella di convincere il contesto europeo e internazionale di una propria credibilità per un recupero di competitività che oggi appare compromesso. Ma la Brianza per noi è eccellenza, dove ha preso spunto anche tutta questa made in Italy, questo design, questa qualità del prodotto che è ricercato in tutto il mondo. Al termine di questi due giorni io credo che rimangano due cose: il primo, che dobbiamo rendere lo Stato amico, e il secondo, che dobbiamo lavorare per sottrazione. Una serata molto interessante. L'intergruppo traduce in pratica quello che io ritengo si debba fare nel nostro paese, cioè mettere assieme le forze sane del paese e cercare di spingere nella direzione di ritrovare la crescita. L'Italia riparte se c'è qualcuno che si assume una responsabilità di vedere che cosa abbiamo di buono, di bello, di grande, che può continuare. L'intergruppo che dà sussidiarietà è uno strumento prezioso, perché consente, al di là degli schieramenti, al di là dei gruppi parlamentari, di riuscire insieme a fare l'interesse del Paese. Noi abbiamo una grande responsabilità, abbiamo raccolto ancora una volta tantissime sollecitazioni. Penso che verrà fuori un bellissimo progetto di legge per dare risposte a tutte queste richieste, che sono legittime e attese da tempo.